in the pizza when you mambo Italiano. Tra le numerose eccellenze cavesi in giro per il mondo spicca sicuramente la professoressa Francesca Polverino, pneumologa e docente di medicina presso l'Università dell'Arizona e la Harvard University di Boston. Figlia del professor Mario Polverino, oggi commissario straordinario dell'ASL Salerno per l'emergenza coronavirus, da anni vive negli Stati Uniti. Interpellata dalla nostra emittente, la professoressa Polverino ha chiarito alcuni aspetti scientifici relativi al coronavirus. Il coronavirus è una, diciamo, un gruppo di virus che attaccano prevalentemente il nasofaringe, ossia il naso, la bocca, il cavo, le vie aeree superiori. E quindi nella maggior parte delle persone questo virus può portare un semplice raffreddore, una mal di gola. E quello che differenzia questo virus è la facilità di contagio, nel senso che mentre di questo virus permane sulle superfici per alcune ore, poi è molto attecchisce molto rapidamente, molto facilmente alle mucose aeree respiratorie. Di conseguenza questo vuol dire che da un semplice contatto anche non stretto con una persona che c'è accanto questo virus si può diffondere. Ed inoltre è un virus abbastanza insidioso, nel senso che può portare diversi giorni, anche settimane, di assenza di sintomi in cui una persona pensa che sta bene, a contatti sociali e invece ha già preso il virus che sta incubando. E i primi sintomi sono molto subdoli, possono essere un semplice raffreddore, un semplice un po' di tosse, e questi sintomi possono durare, come ho detto, per un paio di settimane. Dopodiché la persona è infetta in quel momento, non lo sa e perciò continua a propagare il virus. Infatti il boom in Italia si è avuto 2, 3, 4 settimane dopo che l'infezione ha cominciato in tutta la popolazione, e quindi questo fa in modo che sia un virus che si espanda molto facilmente rispetto agli altri, la modalità insidiosa di presentazione prevalentemente. La dottoressa Polverino inoltre ci ha fornito delle delucidazioni circa le modalità di trasmissione del contagio del coronavirus e sull'importanza di indossare le mascherine. Se quando si è in un ambiente confinato, quando noi parliamo e mettiamo come una nuvoletta di aria, e in questa nuvoletta c'è il virus, adesso il virus permane in quello che è cosiddetto aerosol, che ossia un condensato di aria in cui il virus può, diciamo, galleggiare per un po', ma stiamo parlando di alcuni secondi. Io non penso che il virus si metta a navigare nell'aria appoggiandosi al nulla, questo mi sembra fantascienza, però mettere mascherina soprattutto in un luogo dove c'è ancora un'altra persona io credo che sia opportuno se non doveroso. Perché studiamo anche fisiologia del polmone, sappiamo che quando noi parliamo l'aria che noi cacciamo va al di là di un metro, quindi la cosa opportuna sarebbe indossare tutti indossassero mascherina, e allora un metro può avere anche un senso. Ma se le persone non mettono perché appunto la mascherina serve a parare fisicamente le goccioline che noi emettiamo parlando, ma seppure una persona c'ha la mascherina e una no, un metro già non serve a nulla. Gli occhi sono anche una mucosa, quindi il virus può entrare anche attraverso le mucose degli occhi. Però per quanto riguarda la maniera di contagio più rapida con gli occhi è avere le mani sporche e mettersele agli occhi, questa è la maniera di contagio più rapida. Infine, per la dottoressa Polverino, è impossibile realizzare tamponi a tappeto su tutta la popolazione. Dobbiamo dimenticarci questa cosa dei tamponi a tappeto. Questa è una cosa che non è fattibile da un punto di vista economico, sociale. È una cosa impossibile. Anche in Corea del Sud, che dicevano hanno fatti tamponi a tappeto, non è vero. Non li hanno fatti a tappeto, li hanno fatti a una piccolissima percentuale della popolazione. Quindi smettiamola di dire tamponi a tappeto, perché facciamo solo casino inutilmente. Quello che va fatto per adesso è se una persona le persone devono stare a casa, gli unici che devono fare i tamponi sono persone che devono avere, che fanno un lavoro e devono essere esposti al sociale. Quelli che stanno già a casa non devono fare tamponi per così, perché è bello fare tamponi o perché adesso va di moda fare tamponi. Avrà un senso fare tamponi quando le persone piano piano devono tornare al lavoro se hanno qualche sintomo, ma se una persona è stata asintomatica per un mese e mezzo, non ha avuto contatti, non ha senso fare tamponi. Avrà senso dopo, quando questa crisi sia superata e ci si vuole assicurare
fare che non vadano in giro persone infette e che quindi possono trasmettere la malattia quando il picco è passato. Ma per adesso dobbiamo stare a casa tutti. Certo. Però il problema è che se noi incontriamo una persona che, se noi anche andiamo a fare la spesa, in qualche maniera ci infettiamo e andiamo a casa, questo incubo ci può essere una, due o tre settimane di incubazione. Di conseguenza, io direi che se una persona è stata a casa per lo scorso mese e non ha avuto sintomi per lo scorso mese, si potrebbe stare tranquilli. Però comunque io dico che è un virus che anche nei giovani soprattutto è insidioso, nel senso può dare zero sintomi o pochi sintomi. Di conseguenza io direi che quando si torna al lavoro poi piano piano si inizieranno a fare tamponi, ma non adesso.